Secondo anticipo della 12ª giornata di Serie A, buonasera dallo stadio San Paolo di Napoli, buonasera da Gianfranco Coppola, da Carlo Verna che vi sta parlando con l'assistenza tecnica di Antonio Dorta, partita di cartello con in palio il secondo posto, almeno per una notte il Napoli, in caso di vittoria appaierebbe la Roma, la Lazio la supererebbe, il pari lascerebbe i giallorossi soli alle spalle della Juventus, dove al gruppetto di 5 squadre in 4 punti, compresa l'Atalanta, si è aggiunto il Torino che ha strapazzato poco fa il Cagliari. Biancocelesti in serie positiva da sei partite con 14 punti conquistati. Per il Napoli archiviato il mese da dimenticare, 4 sconfitte in ottobre, novembre è iniziato con una buona prestazione e un pari sul campo del Beşiktaş in Champions. Pallone già recuperato dagli attaccanti laziali, c'è una conclusione non particolarmente rimarchevole da parte di Immobile, che non ci ha pensato però su due volte e ha tirato verso la porta di Reina, conclusione centrale facile, l'intervento dell'estremo difensore, ripartito il Napoli, c'è Insigne, poi la possibilità di andare al tiro da parte di Mertens, la conclusione di Mertens di poco alta sul fondo, siamo già alla prima occasione. Anticipato Biglia, il Napoli ha recuperato il pallone, c'è Insigne, il gran tiro di Insigne, la respinta da parte di Marchetti che ha visto partire con un attimo di ritardo il pallone scagliato dal giocatore partenopeo, tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione, a partire Mertens, la conclusione che sfiora il palo alla destra di Marchetti, il portiere ha dato la sensazione di essere sul pallone, un pallone comunque pericoloso. Retropassaggio di Insigne per Koulibaly, il tocco all'interno indirizzo di Amsic, il retropassaggio ancora una volta per il difensore franco senegalese e il capitano che riceve nuovamente il pallone dalla parte opposta, si fa vedere e riceve Isai, lungo lancio in avanti per Isai, c'è Zilinski, area di rigore, attenzione, c'è Insigne dopo che aveva mancato la deviazione Mertens, preceduto da Basta, ancora pericolosa l'incursione del Napoli, ma ancora Marchetti non ha corso il rischio di un tiro, non si è dovuto impegnare più di tanto, poi ancora la Lazio in lungo lancio in avanti per Immobile che è stato preceduto a colpo di testa di Isai, ancora pallone recuperato da Chetà, offerto a Immobile, la conclusione di Immobile, la respinta di Pepe Reina che è riuscito ad arrivare sul pallone, sulla respinta Immobile sta per intervenire nuovamente, Lazio che con Parolo torna in possesso del pallone, offerto a Wallace il lungo rinvio, ancora Immobile all'altezza del lato corto dell'area di rigore per entrare in area nuovamente tra i fischi di paura del pubblico, un'altra conclusione di Immobile, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta, però termina sullo fondo quasi all'altezza della bandierina dall'altro lato, subito Immobile ha cercato di colpire soprattutto nella prima circostanza, l'occasione è stata assolutamente ghiotta e ci è voluto un bel intervento di Pepe Reina. C'è il Napoli, fronte offensivo opposto, il tiro di Insigne, bellissimo tiro di Insigne, risposta di Marchetti che smanaccia il pallone in calcio d'angolo e Insigne a suonare la carica per il Napoli, messo un po' in difficoltà in questo inizio di secondo tempo dalla formazione biancoceleste. Isai che varca la linea mediana del campo, palla al piede, offre a Diawara all'indietro nuovamente per Isai, poi il tocco per Kayekon, ancora all'indietro per Kirikesh e poi per Ghulam vede Amsic, ricevuto il pallone da parte del capitano, in mezzo all'area di rigore può trovare il varco per andare al tiro, Amsic, il gol! Amsic, gran gol di Amsic, come a Istanbul qualche giorno fa, ancora il capitano del Napoli prende per mano la squadra nel momento più difficile e va alla realizzazione al 7° minuto della ripresa del gol del vantaggio per la formazione di Maurizio Sarri. Un gran gol di Amsic con una geniale intuizione di Ghulam che col sinistro, il piede preferito, ha infilato il pallone nel corridoio possibile dove Amsic con prontezza si è catapultato, è entrato in area ed ha battuto con una conclusione maligna, perché poi nascosta dall'intervento disperato di Radu Marchetti la palla è finita a picchiare sul palo interno alla sinistra di Marchetti e quindi in gol per il vantaggio del Napoli che sblocca così la partita al 7° della ripresa. Dopo aver rischiato peraltro due volte su Immobile, il Napoli sembrava un po' in difficoltà per l'intraprendenza della formazione di Simone Inzaghi in questo avvio di ripresa, ma ha trovato un'altra volta come qualche giorno fa a Istanbul in Champions il suo capitano
Marek Hamšík, che ha con autorevolezza giocato il pallone in area di rigore, ha evitato l'intervento di due avversari e ha battuto sul secondo palo Marchetti. Adesso la reazione della Lazio in area di rigore, c'è Keita, la conclusione di Keita, il gol, il pareggio immediato praticamente della Lazio con Reina, che è stato beffato sul primo palo. Siamo 1-1 al nono minuto della ripresa, in poco più di un minuto e mezzo botta e risposta fra Napoli e Lazio. Si dispera il portiere, che però si è fatto sfuggire il pallone sotto fra il braccio e il costato di sinistra. Il tiro di Keita è stato sì bruciante, con doppia finta, però Reina era a quel punto sul pallone e gli è finita sotto. Però ottimo il movimento di Keita, che ha mandato fuori misura Kirikesh e il rientrante Koulibaly, quindi è stato molto abile Keita a mettere la palla dentro, però con palla che è finita sotto la pancia praticamente di Pepe Reina, che poi si è disperato da solo intuendo che qualcosa di buono non ha fatto, tutt'altro. Quindi gara che torna subito in parità a legittimare quell'equilibrio che si è rivisto sul campo finora. Intanto giusto un dato statistico: Marek Hamšík, il quarto cannoniere della storia del Napoli, ha raggiunto Antonio Vojak, e quindi c'è davanti adesso Edinson Cavani a 104, Hamšík ne ha 103, poi 107 Sallustro, Attila Sallustro 115, Diego Armando Maradona. Dunque botta e risposta fra Napoli e Lazio, risposta soprattutto d'orgoglio da parte della formazione biancoceleste, ma difesa d'argilla della Napoli, che ha lavorato tanto per il vantaggio e poi si è fatto immediatamente raggiungere. Poi Hamšík all'altezza della linea mediana del campo, lo scambio con Zielinski, il pallone in profondità che non arriva, poi lo ottiene Hamšík e va subito al tiro, un pallone pericoloso tra gli applausi del pubblico, l'intervento di Marchetti che mette la sfera in calcio d'angolo. Nuovo calcio d'angolo col pallone che spiova in questo momento, attraversa tutta l'area di rigore, viene agganciato alla parte opposta da Kirikesh, al miglio per Isai, non c'è il varco per il tiro, prova a procurarselo Isai, gran siluro scagliato dal difensore, bella risposta di Marchetti che ha visto partire bene il pallone, ci è arrivato alla sua sinistra, ha messo nuovamente il pallone in calcio d'angolo. Si riparte con Isai, 25esimo, 1-1, ancora Hamšík, il pallone per Gabbiadini, sta per entrare in area di rigore, non lo fa, preferisce tentare di sorprendere Marchetti con un tiro morbido, troppo centrale. Se ne sono andati già i primi 40 secondi di questi 3 minuti di recupero in questo secondo anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A, che vede Napoli e Lazio pareggiare 1-1 in virtù dei gol di Hamšík e di Keita. Ancora tentativo del Napoli, ancora l'interdizione da parte della Lazio in possesso di palla con Djordjevic. La Lazio cerca di sviluppare la propria manovra, ma cerca soprattutto di lasciare trascorrere il tempo. La formazione di Simone Inzaghi evita il sorpasso con questo punteggio da parte degli azzurri, non riesce a sua volta a superare la Roma, che è al secondo posto in classifica, ma allunga la serie positiva, ma il match non è finito. C'è Mertens che cerca di dare un pallone a Zielinski, ma assolutamente fuori misura il passaggio della belga col polacco che stava sopraggiungendo, ma era molto arretrato. Dalla parte opposta tenta ancora la Lazio, se Djordjevic punto di riferimento in avanti, il passaggio filtrante, ci vuole un intervento molto calibrato e molto tempestivo da parte di Koulibaly per impedire l'intervento sul pallone di Djordjevic, che commette anche fallo. La sfera era terminata, messa via dal franco senegalese della Napoli in fallo laterale, l'arbitro ha decretato il calcio di punizione a favore del Napoli. Dunque siamo all'ultimo minuto di gioco, che inizia in questo momento. Sono 3, lo ribadisco, i minuti di recupero concessi, 2 ne sono stati giocati. Il Napoli, che ha praticamente l'ultima opportunità, ma ha commesso un giocatore della formazione partenopea un fallo nel cerchio del centrocampo, dunque si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Lazio. Lazio che cercherà in qualche modo di mantenere il possesso della palla per arrivare al 7° risultato utile consecutivo, al 15° punto conquistato, con una ascesa molto rapida verso la zona Champions da parte degli uomini di Simone Inzaghi. Ancora in possesso del pallone, il lancio in avanti è stato di Basta, l'intervento di Diawara, forse l'ultima opportunità per il Napoli che riparte in questo momento. C'è il Gabbiadini
Gabbiadini che ha ricevuto da El Canturi, al problema di girarsi Gabbiadini è costretto ad effettuare un retropassaggio non particolarmente apprezzato dal pubblico. Zilinski in possesso del pallone, ma dice il signor D'Amato che può bastare, triplice fischio, finisce 1-1 e come sentirete c'è anche qualche fischio da parte del pubblico. Sì, infatti un Napoli che ha amareggiato per non aver interpretato un finale arrembante come il pubblico avrebbe voluto nonostante i cambi, un risultato però devo dire giusto per quello che si è visto in campo. La Lazio che soltanto nella fase tra il 30° e il 40° della ripresa ha barcollato un po' sulla pressione più che altro della disperazione più che tattica del Napoli, ha trovato il pareggio con un tiro di Keita dopo un minuto e mezzo, quindi quando non c'è l'ansia di recuperare, perché dopo appena un minuto e mezzo, un giro e mezzo di lancetta, rimetti la gara in parità, puoi gestirla bene. Inzaghi, il Napoli conferma che ha un problema come attacco, come giocatore di vertice alto dall'attacco pesante. Gabbiadini non preferito dall'inizio, però è assolutamente impalpabile nella fase in cui è entrato, non è il caso di crocifiggio, ma certamente il problema tattico per il Napoli c'è tutto. Ci ha messo grande buona volontà entrando Manolo Gabbiadini, ma poi non è riuscito effettivamente ad entrare nel cuore della manovra della Napoli che era passato in vantaggio con Hamsik al 7° della ripresa. Gran gol del capitano che sembrava aver preso per mano la formazione partenopea, ma dopo un minuto e mezzo Keita con la complicità di Pepe Reina ha trovato il gol del pareggio, un 1-1 tutto sommato giusto qui al San Paolo. Così va in archivio il secondo anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A. Vi ringraziamo per l'ascolto dal San Paolo, Gianfranco Coppola, Carlo Verna che vi sta parlando, Massimo Fiengo e Antonio Dorta che ha prestato la collaborazione tecnica, vi salutano dal dirigibile dello stadio San Paolo di Napoli ribadendo il punteggio di 1-1 fra Napoli e Lazio. La linea torna a Roma.